La ricetta di oggi è semplicissima e gustosissima. Gli ingredienti necessari sono semplici: pomodori cirio, oblunghi che adesso andrò a lavare. Serve sempre una teglia rotonda, del pan grattato. Io questo lo faccio personalmente con il Bimby, non butto mai il pane che avanza, lo trito poi nel Bimby. E ho il mio pane grattugiato a cui poi aggiungo delle spezie, in questo caso origano, timo, un po' di sale, un po' di pepe. Purtroppo in questo momento non ho la maggiorana, ma il mix che solitamente uso io è origano, timo e maggiorana, un po' di sale e pepe. È una ricetta velocissima da mettere in forno ed è gustosissima anche l'indomani. Dei pomodori confit. Simili confit. Una volta lavati i pomodori, io li ho tagliati a metà per la lunghezza e con un coltello, dopo aver steso tutti i pomodori, vedete, sia nella teglia rettangolare che in questa rotonda, li ho distesi in modo tale che ci siano più o meno tutti, li incido con un coltello qui al centro. Procedimento che ho già fatto, ma vi faccio rivedere per farvi capire. Taglio praticamente il pomodoro al centro e poi cospargo con un po' di sale fino in modo tale che perdano un po' di questa acqua all'interno della polpa. Io non la tolgo perché a noi piace che rimangano più morbidi e più succosi al centro, però il sale mi consente di appunto spurgare un po' l'acqua in eccesso. Quindi faccio questo procedimento, lascio riposare 20 minuti e nel frattempo vado a preparare il pan grattato mixato insieme alle erbe che vi facevo vedere prima. Pan grattato, ora aggiungo un po' di timo, io vado a occhio, e poi origano. E mescolo il tutto. Ora vado a distribuire questo mix di pan grattato con le erbe sui pomodori. Come vedete, i pomodori sono completamente sommersi dal mix di pan grattato e di erbe aromatiche. Adesso vado solo a stendere un filo d'olio extravergine d'oliva sulla composizione e nel frattempo accendo il forno a 200 gradi. Ho versato un po' d'olio a filo proprio sui pomodori, giusto per insaporire, e vi ripeto, il forno deve essere alto, 200 gradi, ventilato, perché io in questo caso metto anche un'altra teglia. E la cottura è abbondante, un'ora, più di un'ora. Quando vedete che iniziano a seccarsi, li togliete. La teglia è pronta. Ripeto, questa è una ricetta semplicissima, molto gustosa. Il risultato finale della prima teglia, la seconda teglia dei pomodori gratinati alla provenzale. Visto che il forno era acceso, io ho buttato dentro anche la mia pizza sbagliata. Buon appetito, ragazzi!